Bene, siamo in diretta da Matera, città dei Sassi, nonché capitale europea della cultura per il 2019. Siamo presso Casino Padula per la festa finale del progetto Sport Antenne per combattere ogni tipo di discriminazione. Siamo in compagnia di Carlo Balestri, responsabile delle politiche internazionali WISP, quale chiediamo informazioni inerenti al progetto e alla giornata di oggi. Dunque, il progetto è un progetto che ci ha visto protagonisti 13 comitati territoriali per una cavalcata lunga 18 mesi. In questi 18 mesi siamo partiti raccogliendo segnalazioni e denunce sugli episodi di razzismo e di discriminazione nel nostro paese. E l'abbiamo fatto per aiutare anche in parte l'UNAR, l'Ufficio Nazionale di Discriminazioni, rispetto a dei dati sottostimati sui casi di discriminazione in Italia. L'abbiamo fatto bene, abbiamo raccolto quasi migliaia di discriminazioni in questo anno e abbiamo capito che l'emergenza razzismo c'è e va combattuta. La si combatte con giornate come quella di oggi attraverso lo sport come strumento di mediazione e vediamo dietro di noi appunto un bellissimo torneo che adesso è alla parte finale. La si combatte anche in altri modi, mettendo a conoscenza i ragazzi, anche quelli più giovani, insomma, di superare il pregiudizio nei confronti del diverso e di far sì che l'altro diventi un amico e sia una persona con cui confrontarsi. E questo succede anche in altre parti della giornata di oggi. E che altro dire? Niente, direi che queste sono le cose salienti. Matera è stata sicuramente uno degli esempi più virtuosi, uno dei comitati più virtuosi che hanno messo in luce comunque il problema del razzismo e della discriminazione, e uno dei comitati che ha lavorato meglio in quest'ambito. Un risultato importante, quindi siete soddisfatti? Siamo molto soddisfatti del risultato. Diciamo che siamo di per sé soddisfatti del risultato, anche se il risultato ci mette comunque di fronte a un'emergenza razzismo e per cui bisogna dopo passare concretamente alle azioni e ai fatti come appunto sta avvenendo oggi, e bisogna anche programmare delle azioni e ai fatti anche di carattere educativo per un medio e lungo periodo per contrastare episodi di pregiudizio che stanno sfociando sempre più il razzismo in Italia. Quindi un progetto che non ha fine? Il progetto ha la fine progettuale, ma ha altri inizi. Anche il prossimo sabato ci si ritrova anche con il comitato di Matera a ripartire su un altro progetto che tratta sempre di più di per sé sullo sport come strumento di educazione attraverso dei tornei di calcio, dei tornei sportivi, che è un progetto che si chiama Welcome Mondiale Antirazzisti, per cui continueremo sia con i progetti ma anche al di fuori dei progetti per far sì che i nostri comitati e Matera in primis c'è sicuramente su questo diventino le sentinelle per l'accoglienza, le sentinelle per educare all'antirazzismo. Grazie Carlo per essere stato qui. Ora siamo anche in compagnia di Giuseppe De Ruggeri, coordinatore del progetto Sport Antenne per WISP Matera, a quale chiediamo subito le sensazioni. Le sensazioni sono assolutamente positive e piacevoli, visto anche il setting, l'ambientazione dove siamo riusciti a organizzare questa festa, che per noi è stato un momento, diciamo, il culmine di un bellissimo progetto che abbiamo intrapreso, appunto, come diceva Carlo, da 18 mesi a questa parte, e che ci ha portato, se posso così dire, a creare questa carovana di mediazione itinerante, perché le nostre sono state attività, diciamo, di emersione e di prevenzione, soprattutto quando abbiamo fatto conoscere il progetto attraverso i banchetti o attraverso l'attività nelle grandi manifestazioni della WISP come il BCCittà o il BCCittà, ma poi piano piano abbiamo iniziato a creare noi delle nostre manifestazioni, e attraverso un giro che io con l'antenna facevamo nella regione per conoscere i vari SPRAR, i vari centri di accoglienza, e conoscere i ragazzi, io non voglio usare il termine intervistare, ma proprio per parlare un po' con loro, c'è stata appunto questa, sai, funziona così, all'inizio
anche i ragazzi stessi erano timorosi, non sapevano con chi stavano parlando e quindi avevo un po' di diffidenza, ma piano piano c'è stato, voglio dire, questa capacità, soprattutto di Massimo Lanzetta, l'antenna, che è riuscito in qualche maniera a togliere di mezzo, diciamo, i fogli prestampati e a colloquiare con loro in maniera molto amichevole, e questo ci ha permesso di conoscere tanti piccoli aspetti di, come diceva anche Carlo, diciamo, di un'emergenza che c'è, e anche qua in una regione come il sud, come la Basilicata, in qualche maniera si nota, soprattutto nei piccoli centri, cioè piccoli fatti di discriminazione che comunque messi tutti assieme danno il segno, diciamo, di una, il segnale di un'emergenza che c'è. E quindi stavo dicendo, conoscendo bene i ragazzi, conoscendo bene i loro operatori e coordinatori, è nata questa volontà di questo torneo antirazzista di mediazione itinerante, e noi ci sentiamo tutti una famiglia adesso, perché ci stiamo lasciando oggi, ci lasciamo alla fine di questo progetto, ma non per dire che finisce qua, ma siamo tutti assieme convinti di continuare ad andare avanti, e noi con le attività che la WISP fa attraverso lo sport siamo, diciamo, i primi a dare una mano di supporto a questo tipo di idea, di una coscienza che sia contro tutte le forme di razzismo. Tanti mesi di attività, tante persone incontrate, vero? Quanti attori sono stati coinvolti, Giuseppe? Allora, noi abbiamo incontrato, diciamo, 5-6 sprava, adesso non li elenco tutti, della provincia di Matera e Potenza, più alcuni centri di accoglienza, anche per così per la strada. Poi è chiaro che durante le attività del Vivicità, del Vivicità dello scorso anno, ancora il progetto non era ben conosciuto, e quindi non era là che facevamo le interviste, cioè noi volevamo le interviste o questo scambio di, come dire, di informazioni o conoscere le loro storie. E quindi siamo andati in giro, appunto, in alcuni paesi come Salandra, Sant'Arcangelo, piuttosto che Novasirio, Gorgoglione, dove appunto abbiamo scoperto queste realtà e dove abbiamo deciso di fare appunto un torneo proprio di mediazione. I ragazzi che sono stati, che abbiamo incontrato, sono più di 200, un centinaio hanno risposto alle nostre domande, insomma. Un grande progetto, e oggi vedo una grande festa finale. Che cosa ci puoi raccontare della giornata di oggi? Sappiamo che è stata organizzata in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019. Sì, noi ringraziamo Open Design School, che fa parte della Fondazione Matera 2019, per averci permesso di organizzare in questo magnifico posto, Casino Padula, qua a Matera, questa giornata. Se, facendo una panoramica, si vede il setting, insomma, è un posto della città, ma sembra di stare in campagna, con tanto verde, e abbiamo messo su in piedi tutta una serie di iniziative. Infatti, oltre ai torneo che adesso si sta andando verso il finale con i rigori, ci sono, c'è la collaborazione delle nostre associazioni affiliate, una collaborazione che ci permette di lavorare con i bambini piuttosto che con gli anziani, e insomma c'è un campo di pallavolo, in questo momento una nostra associazione, che tra l'altro ci sono qua le associazioni che fanno parte anche dell'altro progetto Open Space, dove Matera è coinvolta direttamente anche a livello nazionale con la WISP nazionale. C'è uno spettacolo di balloon art per bambini e per grandi, e quindi insomma adesso, per esempio, nell'altro campo qua non si vede, ma stanno giocando i più piccoli delle nostre associazioni del settore calcio. Insomma, ci sono tante attività, c'è qua MURT, la nuova associazione di giovani che fa parte di Open Space, che si occupa di attività non codificate come parkour e arrampicata, che oggi faranno delle performance, stanno facendo, e faranno anche nel pomeriggio delle performance. Quindi tante persone, tanti colori, tante attività, ma con un unico grande concetto comune e condiviso: no al razzismo. No al razzismo, infatti i colori servono soltanto per rendere più bello il mondo. Va bene, grazie Giuseppe per la tua disponibilità, un saluto a tutti. Grazie a voi. Lasciamo con alcune immagini della festa di oggi, a presto.